Mafia e politica d'Augusta, assolto l'ex sindaco Carruba. Ha vissuto un incubo lungo 10 anni, dal 2008, da quando fu avviata l'indagine penale e approfondita nel 2012, che successivamente portò nel 2013 allo scioglimento del civico consesso di Augusta. Parliamo della vicenda giudiziaria che coinvolse l'ex sindaco di Augusta Massimo Carruba, accusato di concorso esterno ad associazione mafiosa e voto di scambio. Assolto perché il fatto non sussiste. Il Tribunale Penale di Siracusa ha emesso sentenza di assoluzione nei suoi confronti. La sentenza, emessa in tarda mattinata, ribalta la richiesta di condanna avanzata dal PM Ursino a conclusione della requisitoria in cui aveva chiesto la condanna a 5 anni per l'imputato. Assolti anche gli altri imputati, a eccezione del siracusano Emanuele Gambuzza, condannato a 3 anni di reclusione. La vicenda giudiziaria culminò con lo scioglimento del Consiglio Comunale di Augusta del marzo 2013 per infiltrazioni mafiose. Il collegio penale che ha emesso la sentenza era presieduto da Giuseppina Storace, all'atere Nicoletta Rusconi e Alfredo Spitaleri.